E stasera torniamo a parlare di turismo lento. Questa sera vi raccontiamo la storia di alcune donne che zaino in spalla si mettono in viaggio per chilometri. Le abbiamo seguite tra Bologna e Firenze con l'inviata Francesca Sancin. Rinfrescarsi un po' ci vuole. Quanti chilometri oggi? Oggi 22 chilometri. 6 giorni di cammino da Piazza Maggiore a Bologna a Piazza della Signoria a Firenze. È un fantastico trekking che ti permette di passare da due città molto grandi, però passando per sentieri selvaggi. E ogni volta che uno fa vedere, guardate, eravamo là, tutti si meravigliano, però i piedi ti portano ovunque alla fine, no? Ma a casa chi ha lasciato? Ho lasciato il marito, figli, nipoti, cane, lavoro, preoccupazioni. Camminare tra donne che energia dà? Tantissime. Puoi stare da sola, con i tuoi pensieri, immersa nella natura, con i suoi profumi, puoi ascoltare le chiacchiere delle altre ragazze, cominciare a conoscere, anche perché veniamo da parti diverse dall'Italia. Il segreto dello zaino perfetto? Io ho già fatto i sacchetti con il cambio pronto, quindi calza, reggiseno. Zaino in spalla, Patrizia, Stefania, Sabrina e Tonia macinano chilometri e pensieri, a ogni passo si sentono sempre più in vacanza. Valentina invece cammina per professione di polvere, sotto le scarpe ne ha tanta, già il nome del suo blog Viaggiare Libera la dice lunga. Qui documenta tutto per i social e affianca le sue compagne in questo viaggio alla scoperta della natura e di se stesse. Il viaggio è inteso proprio come momento di crescita personale. Ci chiediamo non tanto dove andare, ma chi incontrare.